tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, ma prima di iniziare con il video vi invito a seguirmi sul mio Instagram e sul mio TikTok, vi lascio sempre qui sopra impressione. In più qua di fianco vi lascio il mio solito videoclip dove vi fa vedere dove c'è questo cuoricino con il dollaro. Se volete ci cliccate che ci sono varie cifre che potete scegliere voi da donarmi per sostenere a me il mio canale, ve ne sarei veramente grata. Sotto l'info box, come sempre, vi lascio i soliti miei gruppi Facebook, la mia pagina Facebook, andate a dare un'occhiata e se non sei iscritto o iscritto al mio canale ti invito a farlo ed attivare la campanellina per non perderti i prossimi video futuri che farò. E se ti fa piacere, condividere questo video nei tuoi vari social. Ok ragazze, bando alle ciance e ciance alle bande. Altro video haul Shein misto, ci sono cose, qui stavolta un po' di più del diamond painting, poi ho preso un vestitino, un asciugamanino. E vabbè, queste robette qua, ma è pochissime. Come avevo detto già in precedenza, no, prima di questo c'è il video del trucco, quello ancora prima c'è stato il video haul sempre di Shein, che avevo detto che aspettavo un altro pacco, però che era un po' più ristretto, un po' più piccolino, e quindi eccolo qua. Soltanto ci sono rimasta male di due cose. Che prima cosa, io avevo ordinato la colla per il diamond painting per le tele, no? Quando voi finite a fare tutta la tela, passate la colla col pennello, no? Applicate insomma bene la colla fra i diamantini, fra le fessure dei diamantini, che così poi non c'è rischio che vi si staccano più, no? Io già ce l'avevo, che l'avevo presa mesetto fa, 2 mesetti fa, non mi ricordo, però dico vabbè, per sicurezza ne acquisto un'altra, almeno già ce l'ho un'altra e non c'era nel pacco. Seconda cosa, ho acquistato questo aggeggio qua, adesso vi arriverà la foto, che comunque adesso ve lo faccio vedere. Che è molto carino, come vedete, tutto bianco, di legno, ovviamente vi viene tutto smontato, quindi ci sono viti, c'è un cacciavite piccolino, un sacco di cose. Ed è carinissimo per mettere quello che volete, o bigiotteria, oppure come fa vedere la foto, credo, se non erro, potete mettere, che ne so, roba per il trucco, insomma, tutto quello che vi pare. Potete mettere anche, che ne so, appoggiate lì anche volendo i shampoo, i primer, sai, quelli tipo come bombolette spray, no? A tubicino. In più, come vedete, se avete fatto caso, ci sta in alto lo specchio, no? C'è la testa del gatto con lo specchio, ecco. A me il pacco mi è arrivato, la scatola e lo specchio, tutta sto baradam, insomma, stava dentro a questa scatola. Quindi era bello sigillato, comunque lo vado ad aprire e lo specchio è rotto, cioè mi è arrivato con lo specchio rotto, non è che mi è cascata a me. Adesso ve lo faccio vedere, aspettate che prendo la scatola. Bisogna stare pure attenti, eccolo qua. Questo è tutto da montare, infatti questo prima di farvi il video lo volevo montare almeno così, cioè non io, perché io su ste robe proprio non so portata, o da mio marito o da mio padre. Cioè, guardate, dai, mi sono accorta anche qui. È un casino, sto pacco stavolta, va. Si è rotto tutto, va. Che si vede che è ciaffoso comunque. Non è un legno forte, insomma. Quest'altra idea pare messi meglio. Vabbè, questa qui è la testa del gatto. Che qui c'è adesso lo specchio rotto. Cioè, guardate i pezzi. Guardate. Tutto rotto. Guardate qua sotto. Guardate quanti pezzi ci sono. Guardate. Tutto qua. Niente, mi è andato proprio male. Però io questo non lo butto, lo monterò lo stesso, leverò tutti i vetri. Casomai qua, invece di mettere lo specchio, posso attaccare tutti i diamantini del Diamond Painting, volendo quelli che avanzano praticamente. Cioè, guardate che roba. Guardate, tutto qua pure. Non c'ho parole, stavolta proprio, guarda, sono rimasta proprio male con Shane, proprio proprio male. Per carità, non mi posso lamentare perché comunque con Shane è anni ormai che ci acquisto, mi sono trovata sempre bene, ed è la prima volta è capitata che non c'ho un prodotto perché mi manca la colla e mi è arrivato lì lo specchio rotto. Però giustamente qualcuno dice, ok, ti è andata sempre bene, per una volta sì, per una volta, però comunque i soldi uno ce li spende lo stesso, costa poco, costa tanto, comunque ti tira il culo, perché scusate la parola culo, però giustamente uno paga le robe e vuole che gli viene intatte, no? Come io faccio le unghie, una cliente a me mi paga, gli faccio lavoro di cacca, che è quella contenta, no? Perché dice cacchio, ci spendi i soldi. Vabbè, comunque tralasciando questo andiamo avanti, intanto vi faccio vedere questo asciugamanino, questo è da
da bidet, diciamo così, oppure per le mani, è tutto nero, ma la particolarità è questa. C'era anche versione grande, la prossima volta lo prenderò in versione grande, così c'ho il piccolo e il grande. Intanto ho preso questo piccolino per vedere com'era e mi piace veramente tanto, poi è veramente morbido e ovviamente non potevo prendere che la luna con i pendenti. È bellissimo, è una sciacquamanino semplice. Dietro è argentata perché comunque è cucita, questo è il contrario, vedete? Però è piccolino, vedete, così. C'è la luna qui, è piccolina, c'è solo qui e poi tutto il resto è tutto asciugamano, insomma. No, no, questa mi è piaciuta, questa è veramente carina, vi dico, dalla prossima volta acquisterò. Vedete, qua c'è la luna, bellissima. Acquisterò quello più grande. È veramente belli questi asciugamani. Poi, per quanto riguarda il vestito che ho preso solo uno, ve lo faccio vedere praticamente alla fine. Se sentite rumore, scusate, è sempre il ventilatore. Allora, per il diamond painting ho acquistato questa penna carinissima, che adesso vi spiego un attimo. Prima l'apro, se no sentite il casino della busta e non mi sentite a me. Ovviamente vi lascio sempre i prezzi con i codici, stavolta avete fatto caso che vi lascio, vi scrivo codice e il numeretto del codice, senza che vi scrivo tutto l'ambaradà, il nome, come si chiama, che può essere più difficile a trovarlo. Voi con quel codice lì andate nella lente di ingrandimento dei Shein su ricerca, mettete il codice che vi lascio io, fate, cliccate sulla lente di ingrandimento e vi compare direttamente il prodotto, almeno così fate prima. Allora, questa è veramente carinissima, guardate, poi è morbida, guardate. Però non la coso tanto che c'ho pure a derompela. È bellissima. Qui si sente che c'è ovviamente la pennina, ovviamente qua non ci arriva, giustamente. Qui c'è il tappo. E questo, vedete. Ah, questa si può anche svitare. Vabbè. Si svita pure. Ah, questa forse per metterci anche le varie punte, volendo, può essere. Ok, questa qui è la punta. Eccola qua. Appunto per prendere i diamantini. Ah, poi è morbida e non fa nemmanco, cioè, anche se volete fa forte non vi fa male perché è veramente morbido. E pensate, di questo qui, sì, si manovra proprio becca, vero? Di questo qui praticamente non potete scegliere voi, che dopo quando ovviamente vi ho messo il codice, se andate a vedere, ci sono varie penne, tipo c'è la volpe, c'è il draghetto, c'è il gattino, mi pare che c'è il gelato e la zampa anche del gatto, boh, non mi ricordo. E voi non potevate scegliere, vi veniva una cosa casuale. Voi sapete perché mi conosce, io amo le volpi, infatti mi dovrò fare anche un tatuaggio della volpe quando sarà. E, però adesso mi metto un altro tatuaggio, poi se lo farò vi farò sapere e ve lo dirò più là. E io dico spero che mi arriva la volpe. Io dico spero che non mi arriva, non so, c'era una penna che non mi piaceva per niente, che non mi ricordo qual era. Ah, poi c'era l'astronauta, c'era l'avocado. L'avvocato era carino. Io ho detto spero che mi arriva la volpe. Appena l'ho visto, dico no, la volpe. Te pensa il destino, no? Cosa strana. Pare che non lo so, che mi ha sentito Shane, no? Mettete la volpe, mettete la volpe. Mi è arrivata la volpe, sono felicissima. Ok, poi ho acquistato questo qui, che è una cosa un po' più particolare confronto alle varie tele, no? Classiche. Allora, qui ci sono i suoi diamantini, come potete vedere, e in più ci sta il kit solito. Allora, qui c'è il bastoncino che lo tengo, adesso ve lo faccio vedere. Che carino! Allora, qui ci sono, intanto vi faccio vedere, qui c'è la pellicola ovviamente, perché voi dovete fare questo diamond painting qua. Ovviamente parziale, nel senso che solo gli uccellini, le piante, insomma, che lo sfondo non lo dovete fare. Quindi questo qui è il primo diamond, diciamo, che devo fare. Adesso ve lo faccio vedere prima così. Questo è il secondo. Poi ho visto che c'è anche uno dove c'è il riccio, un altro c'è bradipo, un altro non mi ricordo cosa c'è. Molto carino questo. E qua c'è anche quest'altra immagine. È di tessuto come potete vedere. Ok, eccolo qua. Lo faccio vedere per intero. Praticamente voi qua ci potete mettere quello che vi pare. Questo si appende, voi mettete il bastone qua. Se entro Pasqua ce la faccio. Non ci ho acchiappato, ecco, aiuto. E praticamente questo si appende. Ovviamente dopo dovete mettere dei gancetti nel muro e comunque vi si appende e vi rimane appeso. E appunto è particolare molto. Quindi qua abbiamo una taschina bella grande, qui lo stesso e qua uguale. E questo lo potete mettere, che ne so,
Lo potete mettere al bagno. Ci mettete, che ne so, sapone, bagnoschiuma, insomma, quello che vi pare, ecco. Ecco, adesso l'ho chiuso così. Oppure, che ne so, lo volete appendere in camera, ci cioè volete mettere altre cose, oppure le spazzole, che ne so, qualsiasi cosa voi volete. Quindi è molto molto carino, mi è piaciuto tanto questo. Prossima volta prenderò quello dove c'è il riccio, quelle robe lì. Adesso passiamo invece 3 tele che ho acquistato. Poi ho finito, vi devo far vedere il vestito e quindi finisce qua, appunto vi ho detto non durerà tantissimo. Allora, la prima tela è questa. Questa è un 40x30 e ho preso, come vedete qua, sicuramente lo vedete, l'L di mia mamma. Però purtroppo è venuta un po' acciaccata anche qua. Un casino sto pacco, un casino. Adesso ve la faccio vedere. Ah, meno male si apre per così. Ah, a posto. Ho rimediato, dai. Allora, qui ci sono ovviamente tutti i suoi diamantini. Ovviamente c'è un sacco di bianco perché lo sfondo, vedete, è proprio tutto bianco. Quindi questi sono i suoi diamantini col kit. Qui ci sono gli altri colorini. E questa qui è la tela. Aspettate che la ciacco un pochino. Allora, è veramente carina, ma aspettavo un po' di meglio, eh? È un po' sfocata, però comunque dai, si vede. Anche rosa è un po' delicato, però contate che sopra ci dobbiamo mettere i diamantini. Quindi questa qui è la lettera L. Eccola qua. Arriva fino a qua, vedete? Questa è la lettera L. Adesso passiamo alla seconda tela. Eccomi qua, questa è bellissima. Che pure questo era un pezzetto che stavo dietro e sono riuscita a prenderla perché la volevo prendere già nel primo nell'altro ordine che avevo fatto, ma era finita. Questa è veramente bella, questa mi piace un sacco. Allora, qui ci sta il solito kit. Questi sono i suoi diamantini, eccoli qua. E questa qui è la tela che è un 30x30, quindi è piccolina, ma guardate la bellezza. Allora, intanto lo faccio vedere qua, il disegno è questo. Sono le due tigri che formano il Tao, quindi parte bianca sempre buona e parte nera cattiva. Cioè, guardate quanto è bella, è veramente bellissima. Non so se mi alzo perché con la luce non vedo, ecco. Guardate quanto è bella. È fatta proprio bene, questa è fatta bene, mi piace tantissimo. Che io poi, lo sapete, avevo preso già un'altra tela sempre su Shein, mi pare su Temu l'ho preso, mi pare su Shein, che c'è la faccia grande però proprio, non c'è il corpo come qua, delle due tigri, vi ricordate? Sempre del Tao, bianca e nera. Però ci sta le faccione delle tigri praticamente, è veramente bello, questo mi piace un sacco. Adesso passiamo all'ultima tela. Eccomi qua, questa ragazza è carinissima, non sapevo che c'era tutte queste tele così. Io ho preso la lettera mia. La G di Greta. No, vabbè, queste pucciose tanto. È veramente carino. Ne innamorerete pure voi, anche chi non fa il diamond painting. Allora, qui ha tu ah, ok, no, pensavo che era tutto insieme dentro qui il kit. Qui ci sono i suoi diamantini, belli questi colori, e qui anche. Eccoli qua. E questa qui la tela, che sono queste qui tutte 30x30, ma guardate la bellezzitudine di questa tela, mi piace tantissimo. C'è il draghetto, ma guardate quanto è fatti bene. Io l'ho visti anche finiti, sono bellissimi. E ho preso la G di Greta. No, vabbè, quasi quasi prenderei tutte le lettere proprio così alla cavolo, solo per averci i dinosaurini, i draghetti, i dinosauri, boh, draghetto, i draghetti sono questi, no, dinosauri. Fatta proprio bene. Cioè, guardate, no, vabbè, adoro. Ho messo anche l'R di mio marito che la prossima volta la prendo. Guardate quanto è bello. No, vabbè. È veramente carinissimi questi. Poi 30x30 fate subito a realizzarli. Adoro proprio questo. Ok, ragazze, finito. Adesso vi faccio vedere il vestito indossato. Eccomi qua, ragazze. Allora, mi piace veramente tanto questo vestito ed è una XL. È fatto così con le bretelline qua. Qui va a triangolo. Qui mi copre proprio il pezzo grande dei braccioni, sono contenta. E
Ed è così, se no c'era anche rosso, ma a me mi piaceva, mi pare qualcosina di rosso, mi piaceva questi fiori qua, fatti in questo modo, adesso lo sbasso. È veramente bello, ragazzi, bellissimo. Aspettate che metto un po' dietro la ring light, se riesco. Okay. È veramente bellissimo, ragazzi. E poi lungo arriva fino leggermente sotto al ginocchio, ma è veramente bello. Infatti, mi sta... Anche se prendevo un L mi stava bene, comunque era per sicurezza. Vedete, ho fatto così, non vedete niente, ecco, in questo modo. È veramente bellissimo, ragazzi. È bello tanto, mi è piaciuto tanto, bello. Scusate per la faccia, se riesco a metterla più su, no, la devo tenere come sempre. E niente ragazzi, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su, sotto il video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate, qual è stato il vostro pezzo preferito. Io vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!